quando iniziano i lavori in Porto Vecchio sono sicuro che anche questa si andrà a risolvere, nel mentre bisogna favorire i controlli e gli allontanamenti di chi non vuole stare nemmeno più in accoglienza. Voi capite che mi sembra che siamo di fronte a una forzatura non indifferente. Tutti conoscono le condizioni in cui versano i vecchi magazzini del Porto Vecchio, occupati dai migranti. Il tema è noto, ma dopo aver portato le telecamere all'interno degli stabili abbandonati dell'ex stock, la reazione dell'opinione pubblica c'è stata come degrado, sporcizia e nuovi rifugi di senzatetto migranti. Peraltro, sono in corso le indagini delle forze dell'ordine dopo i continui furti subiti dagli stabilimenti Kral e Ferroviario. Sedie, ombrelloni e altre suppellettili dei due bagni storici trovate proprio all'interno di questi magazzini. Un problema nella gestione dei migranti, sottolinea Fedriga, è proprio il fatto che molti di loro rifiutino di stare all'interno del sistema di accoglienza. Beh, le soluzioni in realtà sono state individuate già dalla prefettura. Qua siamo di fronte a persone che sono già nel circuito di accoglienza in gran parte, ma che non vogliono stare in accoglienza. Quindi si tratta di una scelta che noi dobbiamo combattere, ovviamente, perché è un degrado della città. Infine, sempre restando nell'ambito dei lavori in Porto Vecchio, Fedriga commenta l'idea di poter destinare un'area a un terminal croceristico. Questa è una competenza del Comune di Trieste, che sta facendo un progetto importante su tutta l'area di Porto Vecchio. Sicuramente l'attrattività di Trieste per quanto riguarda le crociere si sta sviluppando sempre di più. Dobbiamo avere la consapevolezza ovviamente che Venezia adesso sta costruendo oltretutto il nuovo terminal, quindi ovviamente Venezia è un fattore attrattivo internazionale, quindi all'interno di un sano realismo dobbiamo ragionare su un'infrastruttura che sia realmente utile alla città.